il preside della facoltà di medicina e odontoiatria dell'Università La Sapienza, che, come diceva l'ambasciatore, appunto possiamo pensare al futuro e disseminare pace anche attraverso la scienza e soprattutto attraverso la scienza. Oggi siamo qui grazie alla dottoressa che ha avuto questo grande e importante incarico di organizzare questo evento per celebrare il mondo dei dispositivi medici. Qualcuno prima di me forse ha detto la frase "We have a dream", non mi ricordo, sì, forse qualcuno. Noi non abbiamo un sogno, noi abbiamo un progetto, perché un sogno può o non può realizzarsi, un progetto invece ha delle tappe e noi queste tappe le stiamo portando a termine con grossi successi. Quello che abbiamo creato, grazie ai finanziamenti del PNRR, degli importanti progetti che vedono le università e Sapienza al primo posto, collaborare con aziende, associazioni, in particolare con Confindustria Dispositivi Medici, che è qui rappresentata dalla dottoressa Gellona, con più di 3.500 aziende che sono consociate. Cosa facciamo? Cerchiamo di far sì, e questo è il sogno che sicuramente riusciremo a realizzare tappa per tappa, cerchiamo di far sì che la sanità diventi veramente al servizio del cittadino. Non sono parole, ma sono fatti. Cioè, quello che è successo nel Covid è la dimostrazione chiara che il paziente, soprattutto i pazienti fragili, ma parlo dei bambini, non solo degli anziani, non debbono andare in ospedale, ma devono andare solo quando è necessario. È la sanità che invece deve andare a casa del cittadino. E i dispositivi medici su questo hanno un ruolo fondamentale. Perché vi dico non è più un sogno ma una realtà? Perché in questi grandi progetti stiamo tirando fuori dei sensori che riescono a monitorare i pazienti a casa loro, i pazienti diabetici, i pazienti con disabilità, i pazienti con malattie polmonari croniche, possono essere controllati a distanza grazie all'utilizzazione di questi sensori. Ma un dispositivo medico non è solo questo, è anche un algoritmo. Perché la sanità ha bisogno di dispositivi medici? Perché quello che sta succedendo nella nostra popolazione è che si riducono i nati e aumenta l'aspettativa di vita. Questa è una vittoria della sanità, ma significa che la sanità si deve adeguare a questa nuova, diciamo, popolazione. Come si deve adeguare? Non spendendo di più, ma spendendo meglio. Perché le risorse, come diceva prima, che si sprecano in sanità sono enormi e i dispositivi medici possono evitare questo. L'analisi dei big data che diceva prima il dottor Marchetti, a noi ricerca, serve per costruire degli algoritmi che ci permettono di gestire una malattia in maniera cost efficace, evitando lo sperpero di risorse. Ancora una volta non è solo questo, perché il mondo della ricerca sta cercando di inventare qualcosa. E ci siamo riusciti in tante cose, che ci permetta di fare una diagnosi di una malattia con un solo step, o in ambulatorio, si parla tanto di diagnostica nell'ambulatorio dei medici di medicina generale. Per esempio, una delle prime scoperte che abbiamo ottenuto grazie al PNRR è un sensore che ti permette, toccando la saliva, toccando l'urina, toccando altri materiali biologici, di fare una diagnosi. Un esempio classico è l'infiammazione intestinale. Oggi, per monitorare e diagnosticare l'infiammazione intestinale, di cui sono affetti veramente milioni di pazienti, si sperperano un sacco di soldi con delle perdite di tempo enormi. Bene, i miei colleghi ricercatori hanno inventato dei sensori che, semplicemente toccando uno dei prodotti biologici del paziente, sono in grado di diagnosticare in tempo reale, speriamo nel prossimo futuro, nell'ambulatorio del medico di medicina generale, di fare una diagnosi. Questo vale per la celiachia, per tutte le malattie in cui basta un solo test per diagnosticarlo. È questo che deve essere la sfida dei dispositivi medici. Proprio per questo abbiamo creato questa infrastruttura, vedrete la brochure in entrata, che si chiama Med Device Lab, in cui Sapienza, insieme a Confindustria Dispositivi Medici e alle 3.500 aziende che rappresenta, hanno stabilito un percorso che mette a disposizione di chi ha idee. Noi andiamo verso chi ha idee e aiutiamo a realizzare queste idee. Serve un prototipo, Sapienza mette a disposizione i suoi ricercatori di ingegneria per costruire il prototipo. Serve uno studio clinico del dispositivo medico e noi lo mettiamo a disposizione. Serve un appoggio per arrivare alla certificazione, al bollino di certificazione europea, e questa infrastruttura mette a disposizione di queste aziende e di queste start-up, quindi tutto il necessario affinché si realizzi il dispositivo medico. Certo, poi abbiamo bisogno del governo, di Agenas che ci aiuta agli aspetti regolatori, ma è grazie al lavoro di squadra che tutto questo si può realizzare.